Le malattie rare, nonostante la definizione, in realtà colpiscono un elevatissimo numero di soggetti. Milioni di soggetti in Europa sono affetti da malattie rare che si stima possano variare in termini di diagnosi e di conoscenza tra le 6.000 e le 8.000. Quindi, anche se si definisce rara una malattia in cui sia affetto meno di un soggetto su 2.000 soggetti sani, tradotto in rapporto al numero delle possibili malattie rare, voi capite che parliamo di milioni di persone. Le malattie rare molto spesso sono di tipo ereditario, genetico, quindi possono essere già diagnosticate alla nascita o durante l'infanzia, ma moltissime patologie rare hanno un'evoluzione lenta. Si manifestano in età giovane adulta, si manifestano in soggetti adulti quando il danno ormai è multiorgano, perché molte malattie rare non sono focalizzate specificatamente su un organo, ma coinvolgono più organi, e quindi dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista dell'assistenza, possono coinvolgere una serie di figure destinate appunto alla diagnosi e all'assistenza. La Fondazione Cagranda Policlinico ha una tradizione di lunga data relativamente alle malattie rare. In particolare, ad oggi vengono seguiti all'interno di fondazione pazienti affetti da 262 diverse malattie rare. Specificatamente ci sono 62 professionisti che all'interno di fondazione nel corso degli anni hanno sviluppato competenze specifiche su malattie rare che interessano tutte le discipline. Ci sono malattie rare di tipo neurologico, di tipo dermatologico, gastroenterologico, ematologico e soprattutto è stato promosso e anche sviluppato appunto nel corso degli anni un nucleo di referenti che all'interno di fondazione gestiscono e coordinano queste diverse patologie, cercando anche di rendere per il paziente un tipo di assistenza che non sia focalizzato semplicemente sulla diagnosi di quello specifico difetto, ma rendendo disponibile l'assistenza clinica attraverso un gruppo di consulenti dedicati alle malattie rare che, a seconda appunto del coinvolgimento d'organo, vengano coinvolti. Naturalmente il percorso di un soggetto affetto da malattia rara è un percorso molto tortuoso. Spesso il paziente, prima di raggiungere o di identificare un punto di appoggio, deve percorrere strade molto travagliate con ripetute visite ospedaliere senza raggiungere una diagnosi definitiva. A questo scopo è stato fatto un grosso lavoro, indubbiamente anche a livello nazionale, quando ormai più di 10 anni fa fu emanato un decreto che prevedeva l'identificazione di centri di riferimento per le malattie rare, e in questo senso appunto la fondazione rappresenta per la Lombardia uno dei centri di riferimento per numerose patologie, come dicevo, più rilevanti sia in Lombardia che in Italia. A questo proposito, uno step successivo dopo l'organizzazione, diciamo, nazionale è stata quella lanciata recentemente dalla, Comunità Europea di costituire delle reti, dei network europei per le malattie rare, i cosiddetti ERN. Queste reti europee, che mettono in, collegamento, diciamo, centri di varie nazioni o addirittura centri nell'ambito della stessa nazione, ha proprio lo scopo di facilitare i percorsi
diagnostico-terapeutici per i pazienti affetti da malattie rare. La Fondazione Cagranda Policlinico è stata riconosciuta e accreditata a livello europeo con queste reti europee per 8 gruppi di malattie. Quindi in questo senso l'impegno della Fondazione è molto forte, che appunto ovviamente richiede anche un impegno sostenibile da risorse che dovrebbero appunto essere riconosciute proprio per questa funzione.